Punto numero 3, proroga alla società Valle Camonica Servizi S.p.A. dell'esercizio del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani assimilati di raccolta differenziata e in genere di servizi di igiene ambientale nel territorio del Comune di Ossola. Segretario? Sì. Allora, la convenzione con la Buongiorno. È ammesso visto l'ora. Allora, sì, l'argomento riguarda ovviamente la proroga della società della Camonica Servizi S.p.A. dell'esercizio del servizio pubblico di raccolta del territorio del Comune di Ossola. Noi abbiamo attualmente una convenzione di servizio che era stata firmata nel 2008, che prevede praticamente del conferimento alla società della Camonica Servizi S.p.A. delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sociali urbani. Quindi tutto quello che è praticamente la gestione anche della raccolta differenziata per tutta l'attività che praticamente era dentro come servizi di igiene ambientale. Questo contratto scade il 31/12/2012. Ora, su questo ambito, su questa materia, poi troveremo anche il punto successivo che praticamente riguarderà il discorso della giustizia del sud della Camonica Servizi. Il Comune praticamente, avendo poi nella seduta precedente di Consiglio conferito come delibera del Consiglio Comunale all'Unione degli Antichi Borghi di Valle Camonica, tramite appunto la gestione sociale, le funzioni, il servizio di igiene ambientale, in questa fase praticamente è tenuto tecnicamente a garantire l'operatività del servizio, perché siamo appunto a fine anno. E quindi in questa fase praticamente di diciamo così, evoluzione della normativa, evoluzione della gestione dei rapporti, perché sarà poi l'Unione a subentrare veramente i comuni nella gestione praticamente del servizio, si va a proporre praticamente la proroga della convenzione. Tra l'altro su questo tema qui ricorderete come a marzo di quest'anno era stato approvato il piano industriale della società della Camonica Servizi, che prevedeva la gestione, la privatizzazione in sostanza del servizio di igiene ambientale. Si parlava praticamente di poter affidare praticamente il servizio ad una nuova società con la partecipazione del soggetto privato con almeno il 40%. Però questo scenario, questa evoluzione è stata poi successivamente bloccata per effetto di un intervento da parte della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo la normativa in materia appunto di affidamento dei servizi pubblici locali o privati, e quindi in sostanza si ritorna in quella che è la gestione attuale, che è la gestione dell'affidamento da parte della società totalmente controllata da enti pubblici, in house, quindi controllo diretto. Per cui, avendo praticamente, essendo praticamente tramontata per la prima ipotesi, quella che prevedeva appunto la possibilità di poter avviare un processo praticamente di privatizzazione, si resta nell'ambito della gestione in house, quindi la società Valle Camonica continuerà a gestire i servizi di igiene ambientale. Vedremo nel prossimo argomento che ci sarà praticamente il discorso del cambiamento, delle modifiche allo statuto per rendere la gestione in house conforme alle direttive comunitarie. E quindi in sostanza noi adesso deliberiamo la proroga per consentire in questi prossimi 6 mesi di poter concludere questo percorso di adeguamento, di proporre poi ai comuni e all'Unione dei Comuni un nuovo contratto, e questo nuovo contratto si spera, si auspica che ci possano essere delle condizioni più favorevoli, un contenimento dei costi e un'utilizzazione quindi dei servizi. Quindi la proposta è quella di prorogare per 6 mesi la convenzione in essere, e poi nelle prossime settimane, quando appunto la società avrà provveduto a fare una notifica tra 7 settimane, a questo punto dovremo ottenere praticamente un nuovo schema di contratto di servizio, che poi sarà sostanzialmente per noi sarà l'Unione a interfacciarsi e a stipulare praticamente con la società un nuovo contratto. A margine di quanto detto il segretario, diciamo che essendo poi più comuni l'appalto, si dovrebbe essere un po' più competitivi a livello commerciale, anche se poi le tariffe sono queste, però diciamo che rispetto a Ossimo, che va a contrattare un prezzo con 1500 abitanti, con un'unione diventano 16.000 gli abitanti a cui vengono, e quindi ecco, l'idea è quella di essere più accattivanti nel trattare il prezzo.
scusami, sul suo verso la parte iniziale, cioè insomma, se ho ben capito, sul programma comprensibile di comune, e poi l'impegno ufficioso è quello di arrivare entro il 30 aprile con la nuova convenzione fatta dall'Unione. Anche perché c'è stata precedentemente la delibera che è già conferito le funzioni dell'Unione a partire da quello che abbiamo già deciso, ma non ci siamo ancora noi in stanza delle mie comune. Come la normativa? Ci sono altri chiarimenti? Poniamo in votazione, favorevoli? Allora, è uscito anche fare il giro qui. Dobbiamo dichiarare immediatamente sì. Per l'immediata esecutività, favorevoli? Oh.